Ciao ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video. Penso sarà passato tipo boh, non so quanti mesi dall'ultimo video che ho fatto. E questo sarà un video sui prodotti finiti, il primo appunto della serie sui prodotti finiti. Bando alle ciance, comincio subito perché ho un sacco di prodotti da farvi vedere che ho appunto accumulato in quest'ultimo periodo. Allora, questa è la borsina. Non so se ve lo dividerò in due parti perché sono veramente tanti. Adesso vediamo un attimino. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questa, che è la maschera meravigliosa di Garnier. Allora, faccio vedere. È completamente finita, come potete vedere. E questa è una maschera che mi è piaciuta veramente tanto. Allora, l'INCI, da quel poco che ne capisco io, non è, boh, non è dei migliori, cioè non è sicuramente verde, però a me è piaciuta tanto. Mi rende, a parte la profumazione che è, a mio parere, fantastica, vi rende i capelli veramente morbidi e sono facilmente districabili. Questa qui per ora non la ricomprerò anche perché ne avevo già acquistata un'altra che sto finendo, però sto finendo anche la maschera Fitto e quindi per il momento non la ricomprerò, ma semplicemente perché ne ho altre da finire. Quindi questo è il primo prodotto. Poi il prossimo prodotto che vi faccio vedere è questa lacca della L'Oréal, l'Elnette Satin. Non mi piace per niente, appiccica e unge i capelli e poi la profumazione è fastidiosa. Quindi sicuramente questa non la ricomprerò. A parte che io le lacca la uso veramente raramente, ma questa proprio non mi è piaciuta. Quindi bocciata. Poi, altro prodotto, questo è un prodotto che ho utilizzato per Alessandro. È questo shampoo, non è è un baby bagno shampoo, quindi va bene sia per fare il bagnetto che per lavare appunto i capelli ed è di Alessandro. La marca è Nature, si chiama Fiocchi di Cotone ed è qualcosa di meraviglioso. Infatti io ne ho acquistati due di questi e anche la crema per il corpo sono meravigliosi, hanno una profumazione stupenda. Ve ne avevo già parlato tra l'altro nel video degli acquisti appunto per Alessandro e questa profumazione persiste nei giorni, quindi è veramente fantastico. Ha un inci completamente verde, completamente naturale e quindi io questa ve la straconsiglio. Io l'ho acquistata in internet, ma è reperibile anche appunto in alcuni negozi biologici. Quindi questa ve la straconsiglio. Poi, due bagnoschiuma, questi qui della Le Petite Marseillaise. Allora, mi sono piaciuti tantissimo, a parte che mi sembra siano anche naturali, se non erro. Aspettate che vi leggo. Ingredienti semplici, profumi intensi che trasformano la doccia in un momento di piacere. Vabbè, comunque questi due qua mi sono piaciuti tantissimo, non danno prurito alla pelle come succede mi succede con parecchi bagnoschiuma e questo in assoluto è il mio preferito, è buonissimo e la profumazione si sente addosso anche dopo aver appunto finito di fare la doccia. Quindi questi due prodotti qui ve li consiglio, provateli anche perché mi sembra costino attorno ai 99 centesimi l'uno. E adesso volevo provare quella della lavanda, anche se un po' mi spaventa perché ho paura sia un po' troppo forte come profumazione, magari verso l'estate, insomma, si può provare. Questi due bagnoschiuma. Poi, altri prodotti che vi voglio far vedere, ve ne avevo parlato anche di questi in un video, sono questi mini size della Fito. Quindi prodotti completamente naturali, questa è la sua scatolina, ho tenuto tutto per farvelo vedere. Il costo è di 4,90 euro e dentro ci sono c'è lo shampoo che sono 50 ml e
il balsamo che sono altri 50 ml e questo è specifico per i capelli rovinati. Allora, non lo ricomprerò e vi dico subito perché. A parte che far uscire il prodotto da questa confezione in alluminio è un'impresa. È assolutamente un'impresa. E poi lo shampoo, almeno il balsamo mi è piaciuto anche, ma lo shampoo unge tantissimo i capelli, è difficile da utilizzare, non fa schiuma, bisogna star lì ore e ore a risciacquarli, quindi non mi è piaciuto più di tanto. Quindi questo assolutamente non lo ricomprerò. Per quanto riguarda appunto il balsamo, questo mi è piaciuto sì, però niente di così eccezionale. Lo so, c'è da dire anche che sono prodotti completamente naturali, quindi non c'è da aspettarsi chissà, però sinceramente mi aspettavo, avevo aspettative un po' giganti per questi due prodotti, quindi non li ricomprerò. Che bravo, ho tenuto tutto. Poi, altro prodottino è sempre di Alessandro ed è il detergente delicato corpo e capelli della Nivea che mi è stato regalato anche perché io per Alessandro cerco di acquistare prodotti naturali. Allora, non lo ricomprerò. La profumazione è abbastanza gradevole, niente di che. La pecca, secondo me, di questo prodotto qui è che fa tanta schiuma e bisogna star lì a risciacquare, 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 perché altrimenti i capelli sono più sporchi di quando lo avete lavato, insomma, e poi si ungono facilmente, cosa che invece non ho riscontrato appunto con il fiore di cotone della Nature e quello che sto utilizzando adesso, che è quello di Fito. Per i bambini e l'albicocca che è buonissima. Comunque di questo parleremo nel prossimo video. E poi gli ultimi prodottini sono prodotti di make-up. Ne ho un altro che è in fase di. Lo sto per terminare, ma ve lo faccio vedere la prossima volta perché adesso non lo trovo e appunto non è ancora finito. Allora, ho due, tre eyeliner e tre mascara. Allora, il primo è questo che è l'I Love Extreme di Essence, conosciutissimo, non occorre star lì a farci tante chiacchiere. Io, come vedete, avevo acquistato poi la seconda versione con lo scovolino in silicone, però non mi piace, quindi ho tenuto lo scovolino di questo, però è completamente finito. È un mascara stupendo, costa 3,29 euro se non erro, mi pare anche meno, e quindi questo, vabbè. Che ve lo dico a fare, consigliatissimo. Poi avevo un campioncino, una mini size del Pupa Vamp. Allora, io di questo ho acquistato anche la full size perché non ho, però non ho ancora capito se mi piace o non mi piace. Nel senso, appena lo acquistate è pastosissimo, vi incolla tutte le ciglia, è difficile da stendere. Non mi fa impazzire. Dopo un po' che è aperto, però è molto più facile da stendere, dà un effetto che a me piace sinceramente di più. Quindi lo ricomprerò, non lo ricomprerò. L'ho ricomprato nella full size e non lo so cosa farò prossimamente. Non so se consigliarvelo o non consigliarvelo. Sono pareri discordanti anche in internet. Per cui. Boh. Poi ho finito un altro campioncino di mascara, questo qua è di Chanel Limitable, Inimitable, il numero 10 Noir Black. Niente di che, no. Ma è possibile. Vieni qua. Ale, ciccione. Sai, cosa fai? Ciao Ciao ragazze. mamma! Ciao Ciao ragazze. mamma! Vieni qua con me. Andiamo di adesso. Allora, vi dicevo, questo mascara non mi
non mi ha estasiata, non mi faceva neanche schifo. A parte che ha lo scovolino in silicone, adesso sto registrando col PC, quindi non posso zoomarvi, però vedete benissimo. Non mi ha fatto impazzire, non mi sono neanche informata sul prezzo, ma credo costerà tipo 30-40 euro, quindi assolutamente non lo ricomprerò. L'ho provato appunto perché mi è andato il campioncino. Poi, eyeliner di Essence, il Super Fine, che ha questa punta lunghissima. Allora, a me sto eyeliner piace un sacco. Unica pecca è che è una cosa impossibile da togliere anche con lo struccante per il trucco waterproof, il bifasico. Resta sempre una lineetta che non si riesce a togliere manco col bruschetto, insomma. E quindi non lo so, per il momento non lo ricompro, anche perché appunto ne ho altri da finire, però a me piace tanto sta punta, quindi non lo so, magari era questo che era sfortunato. Se qualcuno di voi l'ha utilizzato, fatemi sapere se è successo anche solo a me o è successo anche a voi, che appunto non riuscite a toglierlo, avete riscontrato anche voi questo problema, e quindi è un problema proprio dell'eyeliner oppure è un problema magari di questo. Comunque questo finito. Poi vi ho detto una ciofeca perché un altro eyeliner che ho finito è questo qua di Kiko, lo 01, credo sia un'edizione limitata. Mi piaceva un sacco perché questo eyeliner qua è un eyeliner grigio con dei micro glitterini. Dei micro glitterini, mi piaceva tantissimo, la durata era molto buona. E non so sinceramente se è un'edizione limitata o se è ancora reperibile. Non so, magari fatemi sapere sempre qui sotto. È questo qua, che io subito l'ho acquistato pensando fosse marrone, ovviamente, però mi è piaciuto veramente tantissimo. Infatti vedete qua, c'è il cosino marrone, ma in realtà è grigio, bello bello bello. Questo, se lo trovassi, lo ricomprerei perché mi piace tanto. Ultimo prodotto, sì dai, ce la faccio a fare un unico video. Ultimo prodotto è questo, l'I Love Punk di Essence, che è appunto, come saprete, l'eyeliner che hanno fatto con la punta grossa. A me sto qua piace, cioè, a me sinceramente piace, io mi sono sempre trovata bene, meglio di questo qua di Kiko, per dirvi, aspettate che ve lo prendo. Allora, pareri discordanti, c'è chi con questo si è trovato da schifo perché non fa un tratto continuo e quant'altro, insomma. A me non è mai successo, io mi sono sempre trovata bene, addirittura avevo iniziato ad utilizzarlo con l'eyeliner in gel, utilizzavo questa la punta per stendere quello in gel, però non è che fosse proprio una cosa fatta bene, insomma. E invece con questo qua di Kiko, che non è finito ma appunto lo sto utilizzando, io mi ci trovo da schifo, perché questo sì, quando faccio la linea al centro è come se non avessi messo niente, cioè vengono due lineette e il buco in mezzo, e quindi bisogna aspettare che si asciuga, poi ripassare, aspettare che si asciuga, poi ripassare, per ottenere una linea abbastanza decente, che appunto è quello che ho utilizzato oggi. Quindi io sinceramente questo qua non lo boccio, a me questo piace, e quando avrò finito appunto l'eyeliner che sto utilizzando, credo che questo lo ricomprerò. Non so, fatemi sapere anche voi il vostro parere. E ragazzi, pensavo di avere qualcosa da farvi vedere, invece ho finito tutto. Vi ho fatto vedere tutto. Sì, perché il resto, cioè, siccome erano mesi che mettevo via le cose per farvi sto video, non sono mai riuscita a farlo, un po' credo di averle anche buttate. Comunque, scusatemi se sono così strana, però appunto sono mesi che non registro e ho 2000 miliardi di cose da fare,
Però ho detto, cacchio, ho voglia di fare un video, ci tengo, è da un po' che non mi faccio vedere, mi avrò andata per disperso ormai, e quindi vi ho registrato in velocità questo video che spero di caricare il prima possibile. Ho intenzione di tornare con i prodotti preferiti del mese, ho intenzione di farvi i vlog che mi chiedete, ho intenzione di fare tantissime cose, devo solo trovare il tempo per farle. Vabbè ragazze, io vi saluto così vedo se riesco anche a montare e editare il video e mettervelo online e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!